Siamo arrivati, fa freddino. Stiamo bevendo un qualcosa di caldo perché Vanessa e Maddalena hanno freddino. E questo è il nostro termo con il nostro tè caldo e ci stiamo scaldando. Invece papà è già lì. Il lavoro di oggi è tirare fuori l'acqua dal pozzo che con questa stagione si è riempita e riempire i nostri bidoni d'acqua per averli per l'estate, primavera, anche se durerà poco e dobbiamo riempirle. Papi, posso sentire con me? Che cotta? Aspetta i bastoni. Papi, aspetta. Non serve il bastone, amore. Vieni qua, mi pare il vento. Vieni qua, stai qua. Abbiamo fatta, dai. Stiamo riuscendo pian piano. Che brutto, principale, ti sei il pattone. No, non serve più, non è bello. Dai che ci siamo. Ah, serve. Ah. Ah, ok, top. Mi tenete questa molla? Ti teniamo quella. Ok. Anche tu può avere pure piglia. State lontani, eh? Sento. La pompa è giù. Mamma mia. Okay, questa adesso dobbiamo fissarla. Costanza, c'è la forca che entra nella pancia così. Ah, sì. Ma cosa ti devi dire? Allora, vedi la forca, vedi Vanessa cosa la usavo? La uso per fare... Cosa poi usa? C'era questo, ma... Ah, è vero. Per fare un ancoraggio. Per tirare. Su. No, no. Me le rotolate tante volte? Ok. Tante volte. Ok? Togliete. Togliete quel rametto. Mangi un po' di riso e formaggio, amore? Sì. Sì. C'è freddino, abbiamo le mani ghiacciate. Facciamo un po' di merenda. Tesoro? Brava. Papà e le bimbe si stanno impegnando a tirare sull'acqua. Solo che stiamo vedendo che non ha la potenza per portare l'acqua né in quel budone là e né in quello di Vanessa. Stiamo caricando giù sperando che una volta riempito quello, ma ci vuole tempo, a portarlo più su. Ci impegniamo per dar vita a questo terreno, al nostro progetto di ritornare alla madre natura. Di ritornare nei tempi dei nostri antenati, lavorare la terra nel modo più naturale possibile. Però l'acqua è essenziale, quindi si corre per riuscirci a realizzarlo. Ecco papà Alessandro che corre come un bambino. Ai ai ai. E Maddalena che mangia, bravissima. Sì, amore. Speriamo, aiutateci anche voi con le buone energie. Emanate energie positive. Ciao a tutti. C'è un po' di calduccio che siamo tutti ghiacciati. Siamo tutti cassati. È durata foglia. Bimba, aiutateci, è vero? No, ma adesso facciamo il fuoco. Le mani fredde, amore mio. Vero? Adesso guarda che bel fuoco che facciamo, ci scaldiamo, vero amore? Il film alfa? Il lupo alfa? Sì. Il ragazzo come si accendeva il fuoco? Allora, faceva così e grattava la mano. Su una pietra, sì. E poi soffiava e metteva degli fogli, soprattutto all'inizio, amore, difficilissimo farlo partire. Però ragazzi, se voi metteste delle foglioline qua, asciutte... Che tutta! Sta facendo l'esperienza, bimbe, eh?
Volete già scaldare? Non prendo più a fuoco. Io no. Non profumo. No, no, qui non respirate che è fuoco. Non respirate lì vicino. Mamma. Piano, piano, però delicatamente, fatele cadere. Come una piuma. La faremo. Salviamolo. Salviamolo, bravissimo. Ecco. L'abbiamo salvato. È lì che cammina. Ma avete visto? Abbiamo salvato un ragno. Oh, super. Un po' di tè caldo. Bevi, amore, bello. Scaldiamoci. Ma che bello, eh? L'ho cucito proprio. L'hai messo tu, amore mio. Uh-huh. È bellissimo. E questa anza che taglia la legna per il fuoco. Ce l'abbiamo fatta! No, io! Tu hai aiutato moltissimo. E le bimbe adesso mangiano un po' di pappa. Tutti mangiamo un po' di pappa. Acqua! Che mani fredde che abbiamo. Un po' acqua. Un po' d'acqua, sì. Ta-da. Dove la porta? Andiamo, attenta Vanessa al fuoco. Dove la porta? Stiamo lavorando, sono 3:30. Io tutto il tempo attaccata al fuoco con Maddalena che dormiva. E adesso Alessandro sta facendo il lavoro del passaggio dell'acqua da un bidone all'altro con la pompa. E dobbiamo rientrare, però ci divertiamo ancora un pochettino. I piedi sono ghiacciati, le mani caldissime perché c'è un fuoco stupendo.